a tutti ragazzi, sono sempre io Francesco Capice e oggi siamo qua in un nuovo video su Saints Row 4. Ragazzi, Saints Row 4 è una specie di GTA 5, GTA 4, però per i computer che diciamo come il mio non reggono GTA 5 ho fatto meglio a acquistarmi questo, è meglio così. Niente ragazzi, oggi voglio proporre una sfida un po'... una grande sfida, ovvero io a questo gioco ho sempre giocato, cioè l'ho finito col mouse e tastiera, col mouse, cioè tutti oramai li finiamo con mouse e tastiera, almeno la maggior parte di noi, soprattutto io. E niente, questo qua, questo gran bel controller, praticamente non l'ho comprato, questo qua è della PlayStation 2, l'ho collegato tramite un supporto, vabbè poi ve lo dico come è fatto. Niente ragazzi, voglio fare un test, una sfida per vedere come facciamo a... cioè, per vedere se sono bravo col controller o meno. Ora, non ci gioco mai col controller, ci ho giocato tipo due volte in tutta la mia vita a questo gioco, perché tipo negli altri, tipo giochi di macchine con questo qua ci gioco sempre, perché ai giochi di macchina non riesco a giocarci col mouse e tastiera, proprio ci sto, proprio lo vomito il mouse e tastiera con i giochi di macchine. E niente, proviamo... ecco, iniziamo bene. Come diavolo faccio? Come si sale? Ok. Però proviamo a correre. Ok, vabbè, dai, questa era facile. Però voglio provare a entrare in una macchina e fare una gara. Però siccome c'è una gara, una cosa normale. Prendiamo la mia di macchina perché sennò qua ci stiamo 20 anni. Diciamo, vi faccio vedere la mia bellissima macchina. Siccome l'ho finito praticamente, tipo non so quanti soldi, mi sono... fatto questa bella macchina, me la sono personalizzata, diciamo la chiamo una mia piccola Lamborghini. Ok, allora, quindi accelero con questo perché ovviamente c'è un problema nel mio controller, siccome la PlayStation 2 i controller non sono compatibili col PC, tramite questo qua si va bene, però serve un programma che si chiama X360C, che sarebbe l'emulatore della Xbox 360, che emula, cioè fa diventare questo controller, lo fa riconoscere al PC come se fosse uno della 360. Ora, prendiamo quello che mi serve. Come si salta? Ok. Sì, però devi prenderla la traccia qua vocale. Devi prenderla, già che non ce vai, non ci riesco. Pronto? Ok. Ok, intanto il vetro è trasparente per fortuna. Niente ragazzi, facciamoci una bella partita. Io direi anche una piccola missione. Questo gioco ve lo volevo portare in futuro, cioè non come serie, però come gameplay, così tanto per farli di cazzeggio soprattutto. Soprattutto vi volevo dire che ritorna la serie, cioè ritorna, continuerò ora la serie di Far Cry 3, perché l'ho lasciata un pochettino stoppata. Io me lo sono finito diciamo tutto in single player, cioè nel senso ho finito gli avamposti pure, mi mancano di volta tre torri di radio e poi ho finito completamente il gioco. E niente, allora facciamoci una piccola missione. Allora, intanto mi faccio il trasferimento qua di Ambaradam. Incarichi, vediamo. Mi dà la minigun Robo Killer, se finisco tutte queste, però finirle in un video non è facile. Le cose che posso fare è danneggio il sistema, corre attraverso, le mie truppe, completa il programma di addestramento. Facciamo questa, vai. Intanto il volume perché è messo a zero? Ok. Cioè il volume è messo a zero, non capisco perché ma il computer... Intanto noto che il mio computer non sta laggando il gioco, quindi... che pareva. Perché mi ha levato le armi, quanto odio questo controller a volte. Comunque ho deciso che mi comprerò quello della 360, perché... tra le configurazioni e tutto, un pochettino camurroso è fatto. Appunto. Vabbè, devo impegnarmi, non devo usare il mouse e la tastiera per giocare, perché... la sfida sta in questo, questa sfida è l'unica che... cioè l'unica che farò nel canale, no, perché voglio fare altre sfide, diciamo, in futuro. Eh sì, vabbè, ciao. Perché ho attivato il fuoco, no? Vediamo se riesco a fare quello che faccio di solito con la tastiera.
si è buggato però. Ok. Sto fermo tipo col controller, tipo. Devo stare così, vedete? Allora. 600 metri, dai, ce la facciamo. Cioè, va bene che la tastiera effettivamente era meglio, però mi devo impegnare, quindi. Allora, siamo arrivati. Cosa devo fare? Io non l'ho mai fatto questa missione, giuro che non l'ho mai fatto. Sopravvivi all'allenamento. Ah, giù, ok. Mi pareva. Perché non co... No, ho sbagliato comando. Proviamo a fare... Come si fa? Ho sbagliato comando. Allora. Ah, non prendeva fuoco, mi pareva. Vabbè, comunque. Basta fare le cavolate, giochiamo. Già siamo a 6 minuti. Ammazza come passa il tempo. Power Fight Boss Yunchi. Che figata. No, figata un cavolo, perché col controller non è figo. Cioè, potrei. Ah, ma ricordo. Cioè, mi ricordo il tipo. Come faccio? Le ho le armi. Non posso usare armi? Ragazzi, vi giuro che è incontrollabile. Forse mi ricordo, aspetta, la telecinetica. Questo devo farlo forse con qualcosa. Oh, però calmatevi, non mi dovete uccidere subito. Io già che qua sono un po' impedito con questi comandi. Soprattutto anche con quelli da 360. Perché questi qua, con questi qua lo so fare alla PlayStation, ma questo qua praticamente è abilitato col 360 e il controller è un po' smicchiato, ecco. Come vi uccido? Sì, vabbè. Ho andato uno, uccisione 0 su 5. La prima volta che uccido uno su 5. Da notare che non so manco i controlli per uccidere. Cioè dovrebbe essere R1. Come tutti. Appunto. No, R1 è per... Poi LB sarebbe RB. È un casino. Non è a palleggi il gioco. Ok, se uso questo comando che ho scoperto, forse ce la facciamo. Ma che vuoi fa... Ok. Vabbè, fa quel paese. È una FMO. Non è morto. Non è morto. Non muore. Non muore senza armi questa. Oh. Ora mi sto ricordando i controlli. Dopo 30 minuti. Vai a quel paese. Raga, ho completato un round col controller. Quindi mi sto allenando. Cioè, ormai lo so bene questo controller. Acqua da difendere. Mi devo entrare qua. No, ragazzi. Dai! Oh. Ma io gli sto dando i pugni. Non è che è colpa mia se non muoiono. Mi stanno uccidendo a me, cara. Appunto. Cosa... Ragazzi! Questa è l'ultima volta che gioco al controller senza lo 4. Ho vinto! Ah, cavolo! Sì, ciao! No, Janky Girl! Ho capito chi sono. Sono quelle scassa. Lo so io. Ma se ti stai fermo un attimo. Niente. Cadi. Fai via. Morto. Ma quando va. Troppo bello per essere vero. Devi morire. Questo gioco ti fa dire cose che non dovresti dire neanche. Ah, però.
Avete visto anche voi che si è buggato in quella maniera. Meno male che esiste YouTube, perché almeno posso rivedere la scena. Che non capiterà più perché non è mai capitata. Ragazzi, lo so, vi sta venendo a vomitare, io ve lo dico proprio. Chiudete, cioè no, chiudete il video, no. Poi metterò un minuto dove non si vomita. Ecco, no, ora forse riesco a... No raga, no, sta missione fa troppo schifo. Devo fare la capo o no? Chi è quella? Ah, è lì. Un cincio. Facciamo una cosa ragazzi. Questo test è finito. Non ho superato la prova molto bene perché questo coso fa schifo. Cioè, è buono come PlayStation, ma quando diventa una 360, un controller 360 fa cagare. Niente, ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti ragazzi. Dove è Magnus? Human. Va. Se è spunta Lud, scusate, ma ho avuto problemi nel range. Cioè, quando ho fatto le opzioni, non mi aspettavo che questo gioco fosse così. Ma che dio.